Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un anime veramente carinissimo che fa parte sempre del grande progetto della Nippon Animation World Masterpiece Theater, che, come sapete, è un progetto che raccoglie numerosi anime ispirati alla grande letteratura occidentale per ragazzi, e Tom Story non fa eccezione perché è tratto dal grandissimo romanzo di Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Tom Story arriva nel 1980, debutta in particolare il 6 gennaio su Fuji TV ed arriva dopo Anna dai capelli rossi, che aveva terminato la messa in onda nel dicembre del 1979. Come sapete, questi anime sono di circa 52 episodi, Tom Story fa eccezione perché sono 49, ma grosso modo il numero di episodi andava a coprire l'arco di un anno, perché veniva mandata in onda una puntata alla settimana. Quindi termina Anna dei capelli rossi nel 1979 e comincia a gennaio del 1980 Tom Story, e devo dire che all'epoca chi pensava al palinsesto lo faceva in maniera anche piuttosto intelligente, perché solitamente riuscivano ad alternare protagonisti maschili e femminili, e infatti ci sono diversi anime del progetto World Masterpiece Theater che hanno per protagonisti dei ragazzi, e Tom Story è uno di questi. Ovviamente, come vi dicevo prima, l'ispirazione è del romanzo famosissimo di Mark Twain, e vi dico subito che l'anime è molto fedele al romanzo, anzi semmai l'anime aggiunge qualcosa in più, delle vicende, delle avventure in più, introducendo anche dei personaggi che non esistono nel romanzo, proprio perché era necessario creare nuovi episodi, allungare la storia per poter coprire l'arco temporale di un anno. E veniamo alla nostra storia. Tom Sawyer è un ragazzino che vive in una città immaginaria, una cittadina, un villaggio immaginario del Missouri, e come ambientazione siamo alla metà del XIX secolo. Questo ragazzino orfano è stato adottato, è andato a vivere dalla zia Polly insieme a quello che nella serie animata viene definito suo fratello minore, Sid. In realtà, attenzione, nel romanzo originale Sid è il fratellastro di Tom, anche se questa situazione poi non viene mai chiarita, non verrà mai chiarito, spiegato del tutto perché i due sono fratellastri. La mia ipotesi è che Tom e Sid possano avere lo stesso padre, ma se voi avete altre ipotesi o se avete la certezza di come stanno veramente le cose, scrivetemelo nei commenti. E quindi Sid potrebbe essere frutto di un tradimento del padre di Tom, e poi si potrebbe ipotizzare che la madre di Tom abbia comunque accolto questo bambino in famiglia, lo abbia cresciuto fino alla sua morte, e poi entrambi i ragazzini siano andati a stare con la zia Polly, che ha anche una figlia, Mary, che è appunto la cugina di Tom e Sid. Tom è un bambino che combina un sacco di guai, combina un sacco di marachelle, puntualmente fa disperare la zia Polly, e la nostra storia comincia proprio con Tom che viene punito per una delle sue solite marachelle, e la zia Polly come punizione gli dà da dipingere la staccionata intorno a casa. Allora Tom comincia contro voglia a dipingere questa staccionata, se non che a un certo punto cominciano a passare tutti i suoi compagni di scuola, amichetti vari, e lui fa credere a questi amichetti che è così bello e così divertente dipingere questa staccionata che questi amici cominciano addirittura a pagare Tom con delle biglie, con dei giocattoli, con degli oggettini vari, pur di dipingere loro la staccionata. E così a fine giornata la staccionata è bella che dipinta e Tom non ha alzato un dito. Ovviamente la zia non si è accorta di nulla, e anzi è anche tutta contenta che la staccionata sia stata ridipinta. Ecco, questa è la presentazione del personaggio, e questo episodio è presente sia nel romanzo che nella serie animata, e ci fanno subito capire che tipo di personaggio è Tom. Oltre ad essere un personaggio che combina un sacco di marachelle, è anche un ragazzino piuttosto intelligente, anche un po' manipolatore.
Tom ha un grande amico che è Huckleberry Finn. È un ragazzo, diciamo, orfano, anche se in realtà il termine orfano è usato impropriamente, perché lui un padre ce l'ha, ma è un ubriacone che tra l'altro lo picchiava, lo maltrattava, un ubriacone che è sparito, non si sa dove sia andato, e lui quindi vive solo, un po' alla buona, si rifugia nei capanni, dorme nelle botti, fa una vita assolutamente libera. Gli abitanti del villaggio gli danno qualcosa da mangiare, non vuole saperne di andare a scuola, lui ama, è uno spirito libero, ama fare questa vita ed è appunto grande amico di Tom Sawyer, e insieme ne combineranno davvero di tutti i colori. Ma prima di vedere cosa combineranno insieme, introduciamo anche un altro personaggio, che è la piccola Becky, la figlia del giudice Thatcher, della quale Tom si innamora a prima vista. Anche qui le gag create da Mark Twain e poi riprese perfettamente all'interno della serie animata sono divertentissime, perché a un certo punto Tom chiede a Becky di fidanzarsi con lui e allora dice: ma sai Becky, perché non ci fidanziamo? E che cosa vorrebbe dire fidanzarsi? Ma insomma vorrebbe dire che da grandi ci sposeremo e che tu fino ad allora non guarderai nessun altro ragazzo. E allora Becky dice: ah, va bene, sì, mi sta bene, e cosa dobbiamo fare adesso? E adesso dovremmo darci un bacio sulla guancia. Allora Becky, un po' imbarazzata, arrossisce: dai Becky, togliamoci questo pensiero subito, così e poi siamo a posto. Quindi si danno questo bacio sulla guancia e loro sono fidanzati. Quindi devo dire che Mark Twain è anche abbastanza bravo a rendere con questi discorsi molto infantili, ma che fanno davvero ridere, queste vicende che poi rappresentano benissimo, queste situazioni che poi rappresentano benissimo quella che è l'ingenuità dei bambini di quell'età. Anche se per essere dei bambini, e siccome siamo nel XIX secolo, la concezione di divertimento dei bambini del XIX secolo è nettamente diversa dalla concezione odierna di divertimento. Infatti il passatempo preferito di Tom è quello di sgattaiolare sistematicamente di notte dalla sua finestra e andare a fare delle scorribande in giro con Huckleberry Finn. Addirittura a un certo punto si mettono in testa di dover fare i pirati, e allora con una zattera si dirigono verso l'isola Jackson, questa isoletta che si trova nel mezzo del fiume, se non che arriva una gran tempesta, la zattera viene spazzata via e questi ragazzi restano bloccati sull'isola. Tanto che a un certo punto, non vedendoli più tornare per giorni, gli abitanti del villaggio, del paese, si mettono in testa che questi ragazzi siano morti e organizzano addirittura un funerale per questi ragazzi. Ma proprio durante il funerale, Huckleberry Finn, Tom e Ben, che è un altro amico che era con loro, fanno irruzione all'interno della chiesa e questo funerale finisce tra le risate. Ma la nostra storia deve ancora entrare nel vivo. Infatti, durante una delle loro passeggiate notturne, Tom e Huck si ritrovano nei pressi del cimitero. Tra l'altro in questa fase si sono messi in testa di dover cercare un fantomatico tesoro che si troverebbe in una casa degli spettri. E poi vedremo come andrà a finire questa cosa del tesoro. Quindi loro stanno facendo una passeggiata nei pressi del cimitero e si imbattono in una situazione alquanto bizzarra, perché loro sono nascosti dietro ad alcune tombe e vedono il dottor Robinson, Muff Potter, definito l'ubriacone del paese, e Joe il Pelle Rossa, che stanno scavando e stanno dissotterrando un cadavere, perché questo cadavere serve al dottor Robinson per fare degli studi. Ma a un certo punto i tre cominciano a litigare per via del compenso pattuito, perché Muff Potter e Joe il Pelle Rossa vorrebbero dei soldi in più per fare questo lavoro sporco, e in questa lite, in questa rissa, a un certo punto Joe il Pelle Rossa afferra il coltello di Muff Potter e pugnala il dottor Robinson, che muore.
scena questa che viene proprio mostrata anche nella serie animata. Cioè questi, gli adattatori giapponesi, rendiamoci conto, non si sono fatti alcun tipo di problema, questa scena l'hanno riportata pari pari, tra l'altro mostrando per molti secondi il cadavere del dottor Robinson, che ha assunto quindi questa colorazione bluastra. A un certo punto, quindi, dopo che si è consumata questa cosa, ovviamente Tom e Huck sono terrorizzati. Siccome Muff Potter è ubriaco, Joe l'indiano convince Muff Potter che è stato lui ad accoltellare il dottor Robinson, anche perché il coltello è in effetti di Muff Potter. E quindi Muff Potter viene arrestato e si apre il processo, e Tom non fa altro che rimuginare su questa situazione e si sente in colpa, perché sa che Muff Potter, per quanto sia un ubriacone, è, rispetto a quella situazione, è innocente. Tant'è che durante il processo poi Tom si convince, prende coraggio e testimonia, dicendo che non è stato Muff Potter il responsabile, ma è stato Joe il Pelle Rossa, che nel frattempo si è dato alla fuga e non si trova più. E Tom è convinto che Joe il Pelle Rossa voglia appunto vendicarsi di lui, perché ha testimoniato. Nel frattempo, vedete quante vicende si intrecciano in questa serie animata, che poi sono vicende effettivamente presenti anche nel romanzo. Nel frattempo è ripartita questa caccia al tesoro, e in effetti Tom e Huck riescono veramente a trovarlo, questo tesoro, che si trova in questa casa denominata la Casa degli Spettri. Solo che quando arrivano per prendere il tesoro, ci trovano dentro Joe il Pelle Rossa con alcuni complici, che stanno portando via il tesoro in un luogo sconosciuto. Quindi i due ragazzi, grazie alla loro fortuna, riescono a non farsi scoprire, ma intanto il tesoro è perduto. Il tesoro per un po' viene dimenticato. Succede che venga organizzata una gita alle grotte MacDougall, che sono delle grotte pericolosissime, però che sono meta solitamente di gite da parte dei turisti. Quindi tutti questi ragazzini, persone del paese, adulti, bambini, vanno a fare questa gita all'interno delle grotte. Ci vanno anche Tom e Becky, che però un po' per l'eccitazione, un po' per la distrazione, si perdono all'interno di questa grotta. Nessuno si accorge che i due ragazzini sono rimasti nella grotta, e questi due restano nella grotta, se non erro, per circa 3 giorni, tant'è che a un certo punto vengono dati prima per dispersi e poi per morti. Con grande fortuna Tom riuscirà ad uscire dalla grotta, saranno poi ritrovati dagli abitanti che intanto li stanno cercando, anche se all'interno della grotta avviene un fatto particolare, perché loro si imbattono in Joe l'indiano, che stranamente però non fa loro del male, anche perché quando si imbattono in Joe l'indiano, Tom dice è finita, invece lui stranamente se ne va, ma Tom ha visto che Joe il Pelle Rossa ha nascosto in un anfratto della grotta il tesoro. Successivamente il Joe l'indiano finirà in un fiume sotterraneo e perderà la vita all'interno della grotta, infatti il suo cadavere sarà successivamente ritrovato proprio alla fine della storia. Quindi usciti dalla grotta, quindi Tom e Becky si sono salvati, Tom però non ha dimenticato il tesoro e quindi chiama il suo amico Huck con tutta l'attrezzatura di corde, candele e ogni altro arnese tipico dell'epoca, vanno in questa grotta e vanno davvero a recuperare il tesoro, e la storia si conclude esattamente così, con loro che trovano questi gran soldi e diventano ricchissimi. Tom in pratica si è assicurato il futuro, nel romanzo ci viene detto che probabilmente studierà per diventare avvocato, ovviamente il giudice Thatcher felicissimo che questo ragazzino si sia innamorato della figlia, e anche Huck è diventato ricco. E infatti verrà adottato dalla vedova Douglas, perché tra l'altro Huck, essendo minorenne, ha anche bisogno di un tutore che gestisca questo patrimonio, solo che Huck soffre
di questa vita che è costretto a fare, si deve lavare tutti i giorni, deve indossare vestiti puliti tutti i giorni, e si conclude la storia con Huck che sente una gran nostalgia della vita libera che conduceva prima e insieme a Tom continua a combinare delle gran marachelle. Il sequel, diciamo, esiste anche un sequel che riguarda poi la vita e le vicissitudini di Huckleberry Finn, che si chiama appunto il romanzo sempre di Mark Twain, che si intitola Le avventure di Huckleberry Finn, e che trattano per lo più del ritorno del padre di Huckleberry Finn, che lo maltratta, e quindi Huckleberry cercherà di uscire da questa situazione e per ritrovare la sua libertà perduta. Anche se in realtà alcune vicende di raccontate nel sequel sono già presenti con altre dinamiche nella serie Tom Story, perché a un certo punto il padre di Huck torna, ma non trovando suo figlio, poi a un certo punto desiste e se ne va. E anche la dinamica che viene creata nella serie animata è una dinamica abbastanza macabra, perché una bella mattina, a seguito di una tempesta, Tom trova nel fiume un cadavere e pensa di riconoscere nelle fattezze di questo cadavere il padre di Huck. Quindi lui non vuole dirlo ad Huck, ma va alla polizia a far recuperare questo cadavere, se non che proprio in quel momento, poche ore dopo, diciamo, il padre di Huck ritorna effettivamente. Quindi poi dopo se ne andrà di nuovo, per fortuna, perché tra l'altro è anche un padre violento. E alla fine di quell'episodio noi non sapremo a chi apparteneva il cadavere, cioè non si scoprirà mai chi era quella persona annegata nel fiume, che semplicemente verrà seppellita nel cimitero del villaggio. Ecco, quindi vi dico, ci sono anche delle situazioni abbastanza importanti per essere una serie destinata a dei ragazzini, anche delle situazioni create di sana pianta dagli autori giapponesi, come per esempio anche vi è l'introduzione di personaggi completamente inventati, come Lisette, che è una bambina che fa l'attrice in una compagnia teatrale itinerante, che era stata venduta dalla sua famiglia a questa compagnia itinerante e che viene maltrattata dai nuovi padroni che ha, e quindi Tom cercherà di aiutarla in tutti i modi e poi dovranno dire addio, perché a un certo punto questa compagnia itinerante deve ripartire per fare nuove tappe. Oppure ci sarà la storia dello schiavo Gregory, che tenta di fuggire e grazie a un amico di Tom e di Huck, Jim, riuscirà a trovare la libertà. E anche qui c'è questa situazione legata alla schiavitù che non troviamo nel primo romanzo, ma troveremo nelle avventure di Huckleberry Finn. Bene, io ho concluso qui e credo veramente che questo sia un anime carinissimo. È andato in onda più volte, anche in anni recenti sulla Rai, è abbastanza reperibile, quindi lo si recupera facilmente. Fatemi sapere se ve lo ricordavate e se vi ricordavate tutti questi aneddoti, ed io come sempre aspetto i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!